Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Mister Simone Calori, 36 giorni dopo si riparte. Sì, praticamente non si è mai smesso, perché la realtà è questa, quindi si riparte con ancora più carica, ancora più voglia, ancora più forza, ancora più entusiasmo, quello di sicuro, quello non mancherà mai. Campionato difficile, la Serie D, bisogna voltare pagina e dimenticarsi la vittoria, quella fantastica cavalcata dello scorso giugno. Come si riparte? Si riparte da zero, come il calcio. E il calcio riparte sempre da zero anche quando è domenica, quindi non guardiamo un campionato, una stagione. La domenica vinci o perdi e la domenica dopo riparti sempre da zero. Quindi noi ripartiamo da zero, io lo devo ancora dire ai ragazzi, però loro lo sanno. Partiamo assolutissimamente forse da sotto zero, perché sicuramente siamo una squadra nuova in questo campionato, quindi con l'umiltà giusta e con la forza giusta approcceremo a questo campionato con la stessa professionalità che abbiamo fatto l'anno scorso di sicuro. Squadra nuova, squadra giovane, e che parte con quale obiettivo? L'obiettivo è assolutamente la salvezza, sperando di ottenerla sul campo ovviamente, ma il più velocemente possibile. Sarà dura, io penso che sarà una salvezza durissima da affrontare. Ci saranno momenti no e momenti buoni, e bisogna avere equilibrio, quindi dovremmo avere equilibrio tutti, noi, i giocatori, la società. Penso che l'anno scorso non è mancato l'equilibrio, in certi momenti sì, però bisogna saper gestire anche le sconfitte, cosa che molte società non sanno fare, la nostra sì. Stagione che è alle porte, i gironi non sono stati ancora ufficializzati, ma si va verso un girone con tanti derby anche a livello provinciale, uno su tutti con l'Arezzo, ma anche con la San Giovannese. I derby sono tutti derby qua vicini, è normale, parli con una persona che ha fatto, tra virgolette, il record dei derby giocati o di presenza, diciamo così, e con la San Giovannese, tra San Giovannese e Montevarchi, quindi io ti dico che il vero derby sicuramente del Val d'Arno ad oggi è San Giovannese Montevarchi. Sicuramente siamo una squadra che è appena entrata in questo girone, in questo campionato, e quindi sarà un derby anche questo, un altro tipo di derby. Spero che nei prossimi anni si possa dire che è un altro big derby. Direttore generale Simone Finocchi, la Serie D praticamente è già una certezza, oggi primo giorno di scuola. Siamo contenti dell'obiettivo raggiunto l'anno passato, però è chiaro che come siamo stati contenti l'anno scorso, ora è finita la contentezza e inizia il lavoro. La parte del lavoro è una parte importantissima, è la parte in cui si crea l'amalgama fra società, staff e soprattutto la squadra che inizia a lavorare e mettere unità e mettere intenti, quello che insomma sono i nostri valori e quello che deve essere l'ennesimo valore per il prossimo anno, quindi una grandissima umiltà. Prendere sto campionato come un campionato in cui c'è da mettere il coltello fra denti oggi, che è il primo giorno, e poi toglierlo alla fine, perché sicuramente sarà un campionato difficile con squadre proibitive, bellissimo sicuramente nella fase, che qualunque sarà il girone, comunque nella fase di partite, però allo stesso tempo difficile a livello organizzativo. Noi siamo sempre gli stessi, quelli che siamo partiti in promozione 4 anni fa, praticamente si è cambiato veramente, veramente poco, ci si è aggiunto per fortuna dei personaggi importanti e capaci, però la base è quella e quindi l'umiltà deve essere la cosa principale per poter affrontare la stagione. Vi aspettate un riscontro dalla piazza, la prima volta che la Serie D arriva a Terranova Bracciolini? Sì, qualcosa si sta già muovendo, siamo contenti perché ci sono tanti terranovesi che ora magari sono più al mare che a pensare alla preparazione, ma che sono convinto via via ci inizieranno a seguire. Ci aspettiamo appunto che per le prime amichevoli, ora purtroppo non le potremo fare granché in casa per una questione appunto di impianto per i lavori che abbiamo in corso, e quindi ci aspettiamo comunque per settembre o per le due amichevoli che faremo a fine agosto ad averci un po' più di movimento e assolutamente anche una buona campagna abbonamenti, dai. La burocrazia ha dato esito positivo, la Lega ha dato la conferma, l'impianto è a posto.
Sì, la parte impiantistica è a posto, viene a fare l'ultimo sopralluogo il tecnico questa settimana, a vedere appunto i lavori fatti, i lavori sono fatti, manca soltanto poi quelli che sono i termini tecnici, vigili del fuoco, ma sono tutte burocrazie queste extra che la Lega non interessano, basta poi essere in regola e con l'amministrazione comunale stiamo procedendo spediti per essere a posto per il campionato, perché questo è l'importante, essere a posto per settembre. Soddisfatto del lavoro del direttore sportivo Donato Resti? No, assolutamente, sono soddisfatto. Sia che l'amministrazione ci si è messa a disposizione per replicare questi lavori che erano importanti, per chiuderli appunto velocemente. L'impianto già si prestava bene, ma sono contento anche del lavoro fatto dal Donello, che in questo momento per noi è assolutamente un valore aggiunto. Senza di lui avremmo avuto enormi difficoltà, e sono onesto a dirlo, nella partenza proprio della squadra, perché lui è stato bravo nella gestione dei vecchi, è stato bravo nelle scelte seppur dolorose che andavano fatto, che ha fatto di sua testa e assolutamente appoggiato la società, e siamo fiduciosi anche i nuovi arrivi abbiano la motivazione giusta per mettersi al servizio della squadra e essere positivi. Si riparte con mister Simone Calori, l'obiettivo è la salvezza ovviamente. Ma questo è certo, si riparte con grande entusiasmo, che è quello che abbiamo avuto tutto l'anno scorso, si riparte tutti uniti, sicuramente dobbiamo con coraggio e con umiltà puntare a un obiettivo che la salvezza in questo campionato equivale alla vittoria di un campionato. I want you to see. It looks something like this.